marito è una materia prima, non un prodotto finito. Questa era la ferma convinzione di mia nonna Liz. Ha avuto bisogno di 3 mariti prima che il risultato finale la soddisfacesse davvero. Sua figlia Ella, la mia meravigliosa madre, nella scelta della materia prima, a quanto pare, ci ha saputo fare di più. Il mio padre Oscar ha trovato un amore che resiste ancora oggi. Mamma, papà, siete dei genitori fantastici e un modello per me. Chiaramente voi due non avete fatto sesso prima del matrimonio, perché esattamente 10 mesi dopo le vostre nozze io sono venuta al mondo. E poiché nella nostra famiglia è tradizione, ho prodotto una birra proprio per le vostre nozze d'argento. Tu sei il nostro prodotto migliore. Figlia adorata, tu ci rendi molto, molto orgogliosi. Ma una cosa dobbiamo svelartela. Abbiamo fatto sesso prima. Comunque, conoscevamo i metodi contraccettivi. Allora, fammi passare. Sono piuttosto fuori esercizio. Questo non si scorda mai. È proprio come andare in bicicletta. O fare sesso. Ho una scappatella. Ma dai. Guarda che hai fatto! Hai fatto 100, papà. Beh, io vado. Grazie. Prego. No, di nuovo. Mi dispiace. Colpa mia? Sì. Mia no, di certo. Posso aiutarla? No, grazie. Ti amo! Anch'io ti amo! Vedi anche tu quello che vedo io. Santo cielo, per il bene di Alfie spero che Grace non lo veda. Già, dov'è? Al bar. Alcol e gelosia sono un terribile connubio. Tu pensa alla nostra consuocera, per favore, io penso a lui. Sì. Mi scusi, potrei portarglielo via per un momento? Che cosa c'è? Sa, io e Alfie abbiamo una nipotina in comune. Non scappare via, torno sì, subito. Aspetto. Che cosa c'è? Te l'ho detto tante volte, non parlare così in pubblico di nostra nipote. Mi fa così vecchio. Mi dica, a che ora finisci di lavorare oggi? Oh, Ella! Che cosa vuoi bere? Per favore, ci faccia 2 sex on the beach. 2 sex on the beach? Dov'è il tuo maritino? Di là, sta parlando con il tuo. Ah! Allora, che cosa c'è? Veramente niente. Ti ho portato fuori dalla zona a rischio. Che succederebbe se ti vedesse Grace? Niente. Noi ci lasciamo le nostre libertà. Alfie non è geloso, io nemmeno. La gelosia è cosa dell'altro millennio, come la musica di prima. Cioè, quindi ne sei a conoscenza? Del suo flirt con Daisy? Ma sì! Ci siamo dati il permesso a vicenda? Di avere delle scappatelle. Oh. Sai, in ogni rapporto, prima o poi... Si spegne l'entusiasmo, è inevitabile. Oh. Anche tra voi, no? No. Certo che no. Oh, l'eccezione che conferma la regola. Già. Di un po'. Non ti dà fastidio se Grace va con un altro uomo per... Ah, basta che non se ne innamori. I veri sentimenti sono tabù. Ma così, senza sentimento, non ce la farei. Ma tu non devi farlo. Tra voi, evidentemente, è ancora come se fosse il primo giorno. Sì, sì, esatto. Ecco a voi, signore. Grazie. A te e a Oscar. Ecco, vedi, non mi piace lasciarla da sola. No, no, va, tranquillo. Ah! Dimenticavo il mio regalo per te. Piccolo gesto, grande effetto. Allora...
Devo dire che le loro feste sono sempre fantastiche. Sono una bellissima coppia. Sì, è Che significa? Pensavo che se ho sulla coscienza la sua camicetta, dovrebbe almeno sapere per colpa di cosa. Ah. È buono, è una mia creazione. C'è solo un po' di veleno. Allora? Non male. Non male? Ok, sì, lo chiamerò così. A proposito, io sono Sam. Lexi, c'è qualcos'altro? A parte il fatto che sei molto sexy, no? Non voglio neanche sapere quante altre donne prima di me avranno già sentito queste parole. Ma ancora nessun nome faceva rima così bene con sexy come il tuo, Lexi. E dimmi, che cosa significa Sam? Sto per realizzare alcuni sogni e pensavo che magari tu potresti essere uno di questi. Ah, e gli altri sogni quali sarebbero? Trasferirmi in Cornovaglia, un nuovo lavoro, fare surf. Manca solo la donna giusta. Carina la piccolina, eh? Si chiama Poppy ed è arrivata l'ultima volta che mi sono impelagata con uno come te. Ma dov'è suo padre? Oh, da qualche parte tra la Nuova Zelanda e l'Australia. Ti presento la bomba, se vuoi. La bomba? Sì, in famiglia la chiamiamo così, del perché te ne renderai conto una volta che è stata in casa tua. Andiamo da te, no? Non vieni? Sì, arrivo subito. Che stai facendo? Niente. E perché quel niente ti sparisce nella tasca? Non sono affari tuoi, è un regalo di Alfie. No, preferisco non sapere che cos'è, ma nemmeno che ti faccia venire delle strane idee. L'unica che mi fa venire strane idee, qui sei tu. Di un po'. Te lo saresti mai immaginato da Alfie e Grace? No, ma non mi meraviglia. Spiega, per esempio, i problemi relazionali del figlio, nostro genero. 25 anni fa il nostro rapporto era molto più passionale. Aspetta, vedrai. Non per niente mi chiamano Toro della Cornovaglia. Oh, sì. Puoi farmi un massaggio veloce? Quelle scarpe mi hanno uccisa. Perché te le metti, allora? Perché sono ancora troppo giovane per le scarpe ortopediche. Oh, sì. Bene. E più forte. Dai. No. Non smettere, tesoro. Allora, francamente, dimmi che cosa pensi della birra dell'anniversario. Purtroppo non sono riuscito a berla. Comunque è stato veramente un bellissimo regalo. A tua madre è piaciuta. Diventi sempre più brava. Questo perché ho un bravissimo maestro. Che ne dici di inserirla nel nostro assortimento? Era una birra tradizionale, no? No, non doveva esserlo. Il gusto delle persone cambia, papà. Non vogliono solo birra ad alta fermentazione. La birra dell'anniversario era a bassa fermentazione e la botte è finita subito. Allora puoi usarla per il tuo esame da mastro artigiano, magari. Se per quello va bene, possiamo benissimo proporla. Quando avrai rilevato il birrificio... Farai tutto quello che vuoi, lo dici sempre quando finisci gli argomenti. Dovrai pazientare ancora un paio di annetti. Come mamma con il viaggio intorno al mondo. Aspetta, abbiamo un appuntamento. Signor Stanton, mi dispiace averla fatta aspettare. Nessun problema. E lei è mia figlia Lexi. Vi conoscete? Ieri sera abbiamo avuto una breve conversazione. Breve ma illuminante. Su cosa, se posso chiederlo? Sul surf. Ma il signor Stanton non è certo venuto qui per continuare quella conversazione, no? No, credo che sia per continuare la nostra collaborazione. Il signor Stanton è il Rose and Crown e vorrebbe parlare del contratto di vendita con consegna a termine. Sì, sì. Grazie. Come saprà, con l'acquisto ho anche diritto di rescissione per quanto concerne il vincolo con il suo birrificio. Sì, e ci dispiacerebbe se la perdessimo come cliente. Non le piace la nostra birra? Non si tratta di questo, ma vorrei dare una nuova direzione al Rose and Crown e perciò, tra le altre cose, vorrei aprire anche un micro birrificio. Se ne intende di produzione di birra? Non ancora, per questo sono qui.
Sto cercando un partner. Metterei molto volentieri tutto in piedi con voi. Noi dovremmo farci concorrenza. La veda come un ampliamento dell'attività. Pensavo a una joint venture con profitto da entrambe le parti. Io metto l'attrezzatura e lei il know-how. Ho stilato un paio di dossier, compresi una lista dei costi di finanziamento e un business plan per i prossimi 3 anni. Un business plan? Posso chiederle che lavoro faceva prima? Il banker nella City. Banker? E adesso birraio? Beh, almeno cominciano entrambi con la B. Che tipo di birra vuole produrre? Birra moderna, birra artigianale, diversi gusti. Mi piacerebbe anche a bassa fermentazione. A Londra ne sono nati molti di questi microbirrifici. Sì, qui però non siamo a Londra. Il mercato lì è già saturo. Qui vedo grandi chance. Allora le auguro buona fortuna, signor Stanton. Non le va bene la proposta? No. Non dovremmo prima valutare il piano? Non siamo il giusto interlocutore per il signor Stanton. Peccato. Se mai doveste cambiare idea, mi chiami. A qualsiasi ora. Banker. C'è altro? Papà! Ieri mi si è strappato il vestito. A dopo. Qualcuno è stato troppo focoso, eh? No, qualcuno ha mangiato troppo dolce. Ma Oscar non ha detto che tra voi è ancora tutto come 25 anni fa? Sì, è vero. E com'è andata la vostra serata? Non vuoi saperlo sul serio, vero? Ieri mi sei sembrata un po' scioccata. No, sorpresa direi. Insomma, ognuno fa quello che vuole. Siete due adulti. Saprete che cos'è bene per voi. Di un po', ma da quanto tempo avete questo tipo di accordo? Da 7-8 anni. Così tanto? Perché non ne sapevo niente? Ma com'è cominciata? Ecco, in camera da letto c'era bassa marea erotica. Una bassa marea molto, molto lunga. Perché tu non volevi o Alfa? Non riguardava il desiderio, mancava l'effetto sorpresa. Viviamo insieme, lavoriamo insieme. La troppa monotonia uccide il desiderio. Non dirmi che non sai di che cosa parlo. E davvero non ti dà fastidio che Alfi... Ma è solo sesso. Solo? Sì, solo. Ed è persino molto stimolante. Alfi da allora è molto più attento, molto più passionale, capisci cosa intendo? E questo rende la nostra vita erotica più piccante. Oh. A noi non serve altro piccante. Grazie mille, lei è un tesoro. Buona serata. Buona serata anche a lei. Sto tornando e volevo sapere se eri a casa. In questo momento sono da Lexi. Per quanto? Una mezz'ora. Volevo soltanto salutare Poppy. Perché? Così, io pensavo a te, alla nostra serata. Da un bacio a Poppy e a Lexi, a dopo. Lo farò, a dopo. Dorme. Grazie per essere stata con lei. Figurati, lo faccio volentieri. Sarai contenta quando avrai finito con questo esame, no? Sì, non vedo l'ora. Che cosa ne dici di venire da noi fino all'esame? Credo che ti faciliterebbe le cose. Lo sai, ne abbiamo già discusso. Vedo papà tutto il giorno nel birrificio. Un po' di distanza fa bene a tutti e due. Avete litigato? A tanto non si arriva mai. Papà dice sempre no a tutte le proposte a priori. Ah, lo conosci, non lo fa apposta. No, certo. No, quando avrai rilevato il birrificio. Adesso non cominciare anche tu, mamma.
Le donne della nostra famiglia a quanto pare sono abituate ad avere pazienza. Persino Poppy. David non si è ancora fatto sentire? Lei aspetta da giorni e giorni che lui si decida a chiamarla. Ti manca? No, non siamo compatibili. Non mi serve un uomo. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno. Mamma, non riesco a dormire. Ho solo bisogno di qualcuno che la porti a letto. Lascia, le leggo una storia e tu studia. Non dovevi vederti con papà? Opla! Dovrei aspettare. Ehi! Buonanotte! Ma quando arrivi? Oscar, ti sei fatto male? Dove sei stata fino a quest'ora? Beh, Poppy non riusciva ad addormentarsi. Che ti è successo? Niente, ma sono molto contento che tu sia arrivata. Che ci fai con lo stra... Oh, mamma! Perché è così grosso? Per recuperare qualcosa di ieri sera. Eh? Ovviamente sarebbe stato più romantico se tu fossi tornata prima. Ah, adesso è anche colpa mia. No. Potremmo considerare questa discussione come i preliminari e continuare di sopra. I preliminari oppure la discussione? No, perché adesso non sono in vena né per gli uni né per l'altra. E che cosa faccio? Una doccia fredda. Ah, va meglio. Era un regalo di Alfie. Piccola pillola, grosso effetto. Si deve provare tutto nella vita. Mantiene giovani. Si deve proprio. Come mai Alfie ti ha regalato una cosa simile? Doveva essere divertente. È tutto a posto? Sì, sì. Certo. E qui dice, il persistere dei problemi di coppia al di fuori della camera da letto può soffocare il desiderio di sesso. Problemi? Quali problemi? Non abbiamo problemi. Quei giornali dicono solo fesserie. È da tanto che non lo facciamo. Tu esageri, tesoro. La settimana scorsa. No, il mese scorso. Due mesi fa. Ne sei sicuro? Il mese scorso Poppy ci ha messo di nuovo i bastoni fra le ruote. E nessuno dei due ne era molto dispiaciuto. Abbiamo sempre tanto da fare. Deve continuare così d'ora in poi. Sarà sempre meno. Aspetta, qui dice: per una nuova energia in camera da letto, datevi un appuntamento di sesso. Fate come se non vi conosceste. Quindi prenoterò per domani una suite all'Imperial. Sì, sì. Hai perso il mio numero? Altrimenti, perché non ti fai sentire? Non ho intenzione di chiamarti. Oh, vuoi rovinarmi la giornata così? Anche se è difficile, bisogna imparare a guardare in faccia la realtà. Sei venuta fin qui per dirmelo di persona, gentile, grazie. Guarda che vengo qui tutte le mattine dal lunedì al venerdì dopo aver portato mia figlia all'asilo, mi dispiace. Trascorro qui 10 minuti da sola con me stessa, il mio caffè e il mare. Ok, ho capito. Non hai voglia di parlare, lo rispetto. Perciò dovremmo riprendere il discorso più tardi. Che ne dici di oggi pomeriggio dopo il lavoro? Non posso, sarò con mia figlia al parco giochi. Stai sprecando le tue energie. Quello è il tuo appuntamento. Ti piace la vista? Buongiorno, papà. Ciao, piccola. Tanti saluti da tua suocera Grace. Stasera ci sarà lei a badare a Poppy.
Perché? Mamma non può. No, no, stasera abbiamo semplicemente deciso di fare qualcosa di bello. Una luna di miele post anniversario. Era pure ora. Cosa? Che voi due faceste qualcosa per voi. Senti, papà, prima ho incontrato per caso Sam Stanton. Ah, per caso? Sì. Quel tipo te l'ha fatto apposta. O tu a lui? Non si tratta di questo, bensì della sua idea del microbirrificio. Ho esaminato la sua documentazione e credo che stiamo perdendo una grande opportunità. Il tuo Sam vuole soltanto il nostro know-how. Non è il mio Sam e se non glielo diamo noi se lo prenderà da un'altra parte. Non è la mia birra. Perché sei sempre così cocciuto? Io sarei cocciuto. Tu? Tu sei terribilmente cocciuto. Vi siete messe d'accordo? Perché avremmo dovuto? Lexi non è meglio di te, la cocciutaggine è nel sangue. A parte questo, non ha forse un po' di ragione? No. A proposito di cocciutaggine. Su, forza! Dimentichiamo i problemi di tutti i giorni per le prossime 24 ore. Ma che dirà sua moglie del fatto che stasera non tornerà a casa? Oh, mi ha lasciato libero. Oh, che meraviglia! Mio marito ha fatto lo stesso. Grazie. Avete altro bagaglio? No, restiamo soltanto una notte. Abbiamo la suite luna di miele. E a che ora vi aspettiamo al ristorante per la cena degli innamorati? Io credo che la salteremo. Sono una palla salterina. Beh, io non lo butterei assolutamente fuori dal letto. Chi? Il proprietario del Rose and Crown, si fa notare. Sam? Sì, ma come lo conosci? Per lavoro è stato da noi al birrificio. Posso andare sull'altalena? Sì, certo. Yuhuu! Ed è davvero così fico? Ma che cosa vi importa? Siete entrambe impegnate. Ma dai, che vuol dire? Guardare non è vietato. Farsi venire un po' d'appetito in giro è permesso. Poi però si mangia a casa. Anche se ha solo cucina casalinga. Su, non essere così rigida. Un ragazzo ti farebbe anche bene. Non mi interessa, non ho tempo. Parli del diavolo e... Che forte! È venuto col furgoncino dei gelati. Chi vuole un gelato? Io! Ma che ci fai tu qui? Che ci faccio io qui? Stamattina hai detto che saresti venuta. Non me lo avrai detto senza un motivo. Signore, che gusto volete? Sei sicuro che poi non avrai fame? Io? Io ho fame solo di una cosa. Allora facciamo tutto come si deve, eh? Ti porto oltre la soglia. Sì. Stai bene? Non sono mai stato meglio. Aspetta. Ti faccio un massaggio. Tutto a suo tempo. Oscar. Ciao, dove siete? Qui sotto. Sto parlando con papà, è fantastico. Ciao, Lexi. Sei bellissima. Grazie. Dove sei? A Oakland. Come va con l'esame? È la prossima settimana. Ce la farai? Sì, Grace e mia madre mi tengono spesso Poppy. Senza di loro non ce la farei davvero. Noi lo facciamo volentieri. Adesso di ciao a papà, dobbiamo mangiare. Ma non gli ho ancora raccontato del fantastico uomo dei gelati, non mamma. Non mi interessa. Quale uomo dei gelati? È venuto oggi al parco giochi e ci ha regalato un gelato. Muriel dice che l'uomo dei gelati è venuto solo per mamma. Ah, sì? E chi è? Non lo conosci, si è trasferito da poco. Si chiama Sam, lui e mamma hanno mangiato un gelato insieme. Vuoi parlare ancora con Grace? Arrivederci! Ciao, papino! Ciao!
Non so chi sia questo gelataio. Dai, non dispiacerti. Non è la prima volta. Questo non mi fa sentire meglio. Sai di che cosa parlo? Ero così contento oggi. Sì, anch'io. Forse avevamo entrambi troppe aspettative. Sì, sì. Oppure questo hotel ne promette troppe. Mi farò rimborsare. E pensi di riuscirci? Grace... Alfie! Pensi anche tu quello che penso io? Forse, ma noi siamo completamente diversi. No, radicalmente diversi. Oh, altro che... Forse c'è qualcosa di vero. Delle scappatelle? Ma tu mi hai mai tradita? Io? A te? No, e tu? Ma no, certo che no. Io ti amo. Anch'io? Ti amo tanto. Ti amo anch'io tanto. Ma che facciamo adesso? Una volta potremmo provarci. Cosa? Sì. Una scappatella? Sì. Dici. Davvero possiamo chiederglielo così semplicemente? Certo, loro ne parlano volentieri. Delle scappatelle? Sì, tu e Alfie siete amici, no? Forza. Prego. Ciao. Oscar! Mi scusi. Non ci credo, ma quale onore. Già. Vuoi finalmente farti un completo nuovo? In effetti, ci sto pensando. Guardati intorno, vengo subito. Allora. Ciao, Grace. Guarda, non si vede più nulla. Oh, bene. Dimmi quanto ti devo. Niente, siamo una famiglia. Grazie. Posso fare qualcos'altro per te? Com'è che riesci a trovare i tuoi amanti? Non sono cose che ti interessano. Invece sì. A tutti e due. Ah! Così. Rilassati. Sei un po' ingrassato, eh? È davvero strano. Allora, hai già provato il mio regalino? Non farmici ripensare, è andato tutto per il verso storto. Anziché andare dritto. Sì. Senti, ma dov'è che conosci quelle donne? Nei swinger club. Nei swinger club? Andiamoci insieme. Io? No. Scusa, io ho dimenticato un appuntamento. Devo andare. È il completo. Così? Hop. Non è troppo appariscente? No, è davvero perfetto. Non devi mascherare né nascondere niente. Mostra ciò che hai e sii felice di averlo. Sensuale. Sembra così volgare. Gli uomini sono volgari. Lo prendo. È tutto collegato. Questo è il libretto di istruzioni. Doppia intelaiatura, schiuma isolante. Processo termico controllato in sistema idraulico chiuso. Tre diversi programmi per l'ammostamento automatico a seconda del tipo di birra. Ok, accidenti, è più complesso di quanto pensassi. Sembra peggio di quello che è. Che cosa dovrebbe andare storto? Buon divertimento. Grazie. Salve. Tutti possono produrre birra. Le prime persone a farlo furono gli antichi egizi 600 anni avanti Cristo. Di che cosa abbiamo bisogno? Di malto. Serve dell'orzo, serve del luppolo e serve dell'amido. Da ciò otterremo la birra. Ciao, tesoro. Che stai facendo?
Mi compro il guardaroba su internet, è incredibile quello che si può fare. Ci si può far spedire a casa un outfit completo. Perché non vai a comprare da Alfi? No, è troppo costoso, troppo classico. E poi non volevo parlare con lui. Ma se ci siamo andati apposta. Sì, ma per me è stato imbarazzante. E poi fa pessime battute, frequenta i swinger club. Com'è andata da Grace, oltre ad aver comprato un vestito nuovo? È stato molto utile. Dobbiamo andare a un vernissage. Come? Proprio oggi? Secondo lei oggi è un'occasione perfetta. Lei dice un'occasione perfetta. Molti artisti sono per lo più gay. I collezionisti sono vecchi. Oh, probabilmente hai ragione. Sai una cosa? Disdico, tanto tu non sei ancora pronto. No, no, va pure. Hai anche comprato un vestito nuovo. Ti sta benissimo. Sì? Grazie. Bene, allora io vado. Sì, io intanto continuo con gli ordini. Io vado. Ciao. Mm-hmm. Che taglia? S, M, L, XL? M. Salve. Ella! Ella, scusa! Nessun problema. Sono davvero belle. Tu sai chi è il fotografo? Non ne ho idea, ma non è importante. Siamo qui per gli uomini. Per qualche amante della fotografia pronto all'accoppiamento. Vieni! Sì. Desidera davvero inviare l'ordine? Sì. Ciao, papà. Ciao. Da quando in qua ti interessi di fotografia? Da sempre. Ah sì? Non me ne ero mai accorta. Però non ha niente male il fotografo. Tu dici? Hai il viso da ragazzino. Ah, che ne dici di questo? Dai, non è il mio tipo, no. E qual è il tuo tipo? Beh, Oscar. Risposta sbagliata. Non vorrai davvero dirmi che non hai ancora mai pensato a un altro uomo? Veramente no. Ok, quali attori ti piacciono? Brad Pitt o Johnny Depp? Quello con i capelli scuri, Johnny. Va già meglio, quindi cerchi un pirata. Di pirati qui non mi sembra che ce ne siano molti. Ehi, questa starebbe molto bene nel tuo soggiorno. Non cambiare discorso. Ne vuoi un'altra? No, ne ho ancora. Ok, vado. Sì. Buongiorno, che vestito fantastico. Le piace? Sì. Lei ha degli occhi meravigliosi, l'avevo notato anche prima. Grazie. E non solo gli occhi. Ogni cosa di lei è meravigliosamente bella. Grazie. Sta flirtando con me? Temevo che non se ne sarebbe accorta. Oh, sono fuori allenamento. È impossibile per una donna così affascinante. Io sono troppo vecchia per lei. Secondo me la vera bellezza non ha età. Lei è una musa. Scusi, ma davvero? Sì, mi ispira molto. Oh sì sì, quello di fingersi un artista è proprio un buon trucco per rimorchiare le donne. Signore e signori, potrei avere un attimo di attenzione, per favore? Vorrei presentarvi il creatore di queste splendide opere, Bradley Thompson. Grazie. Il trucco funziona quasi sempre. No. Bradley, vorresti dire due parole sul tuo lavoro? Torno subito. Sì. Molte grazie. Innanzitutto un grazie di cuore a tutti voi per essere venuti a vedere le mie nuove opere. Io vado a casa. Come? Perché così presto? Beh, ho già visto tutto e come inizio mi basta. Tu rimani? Sì, ok. Mi ha sempre aiutato a credere in me stesso. Ma nonostante questo lieto evento mi vedete depresso. Vi chiederete come mai la mia musa mi sta lasciando. E io mi domando perché. Ma torniamo all'arte, la fotografia. La mia passione si rivolge al paesaggio, a uno molto particolare, il viso umano. Ciao tesoro, da dove vieni?
Ho prelevato dei contanti e mi è scivolata la carta sotto il sedile. Questa qui è la galleria. Che coincidenza. Una magnifica coincidenza, così mi risparmio il taxi. Opla, subito a casa, per favore. Com'era il vernissage? Interessante. Io ci ho pensato molto, sai, questo accordo di fare delle scappatelle è davvero una buona idea. Lo sapremo soltanto dopo che lo avremo provato. Vediamo. Tutti possono produrre birra. Ecco. Ecco, siamo arrivate. Divertiti. Yuhu! A dopo. Ehi! Ti ho vista e volevo dirti ciao. Ma non l'hai fatto? No. Hai detto ehi, non ciao. Veramente ho detto... Che c'è? Hai scaldato troppo il mosto. Come, scusa? Non sei riuscito a fare la birra, è per questo che sei qui, vero? No. Ok, con me malto e luppolo vanno sprecati. Puzzo ancora. Mi serve aiuto. So che tu non puoi darmelo, ma forse conosci qualcuno che se ne intende, eh? Va bene, mi informo. Grazie. Ti abbraccerei adesso. Da ma... farti una doccia, magari nel frattempo mi viene in mente qualcuno. Ok. Salve. È arrivato un pacco per lei. Mia moglie riceve da questa ditta un pacco al giorno. Non capisco che cosa se ne faccia di tutti quei vestiti. Basterebbe chiederglielo. Sì, lo farò. Arrivederci. Ma non era questa. Sarà una XS. Sì? Buongiorno. Buongiorno. Ma che cosa fai? Tu compri vestiti online? Com'è possibile? Dici sempre che devo stare al passo con i tempi. Sì, ma in genere non mi dai mai retta. Acci picchia, audace. Che cosa vuoi dire? Che non è esattamente il tuo solito stile. Un po' troppo giovanile e perlomeno di due taglie più piccola. Beh, adesso esageri. La M è sempre stata la mia taglia. Sì. Se non avessi quella pancia così grossa, lo sarebbe ancora. Quando sei stato in palestra l'ultima volta? Vuoi smetterla? Beh, si può rimandare tutto indietro. Si può fare? Sì. Allora lo faresti tu per me? No, no, insomma, sono la tua segretaria, ma per caso. Ma io non ho tempo adesso. Scusa, ma perché sei qui? E non dirmi che volevi parlarmi del signor Stanton. Sì, che volevo. Ha davvero bisogno di aiuto. Ho detto di no e non cambio idea. Senti, papà, non puoi sempre disapprovarmi a priori. Noi siamo una squadra. Sì, e in una squadra ognuno ha il suo ruolo. Io sono il capo e ho delle cose urgenti da fare. Tu rimanda tutto indietro, per favore. Credo di aver visto Oscar. È impossibile. Mio marito non viene qui da anni. Allora? Com'è stata la tua serata col barman? Lunga. Davvero lunga. Ed espirare. Ma così va bene? Insomma, più volte con la stessa persona. Non ci eravamo dati appuntamento. È stato un caso. E io sono molto riconoscente al caso. Sei stata a casa sua? No, non lo faccio mai. Ci si vedono cose che non si dovrebbero assolutamente vedere. E ora di lato. E poi non vorrei mai che una moglie gelosa sbucasse da qualche parte.
Ti è già successo? Non a me, ma ad Alfie sì. Nel suo caso era un marito geloso. Non dirmi che ha dovuto nascondersi nell'armadio. Ancora peggio. Il mio piccolo Alfie ha dovuto calarsi dal balcone e soffre pure di vertigini. Concentrate, per favore. Oh. Guardi che ha caricato troppo peso. Un secondo. Così non è un po' poco. È spaventoso quanto velocemente si perda all'allenamento. Prima ero in ottima forma. Ma lo è ancora. Ha bisogno di un programma di allenamento. Qual è il suo obiettivo? Perdere una taglia. Si può fare, ci vorranno solo un paio di mesi. Non ho tanto tempo. Prendiamo la scorciatoia. Allora, è pronto? Sì, pronto. Ok. Bene, cominciamo. Primo giro. Fantastico, aumento l'intensità, va bene? Oh, mi scusi. Scordatelo. Come ha detto? È una stupida app di appuntamenti che ho sul cellulare. Si fanno avanti solo dei perfetti idioti. Mm. Lei non ha idea di quanti uomini disturbati ci siano in circolazione. Ah, sì. Di più? Sì, certo. Allora passiamo al prossimo esercizio. Le faccio vedere. Molto bene. Gamba destra in alto. Sta andando tutto bene? Che è successo? Oscar! No. Va meglio? Un esercizio di equilibrio. Come è indicato nella bolla di consegna, c'è tutto. Ecco, firmi qui, per favore. Perfetto. Ciao! Ho riflettuto sulla tua domanda di stamattina, se mi veniva in mente qualcuno per te. E allora? Mi dispiace, ma non conosco nessuno da consigliarti. Peccato. Ma grazie per essere venuta fin qui a dirmelo. Visto che purtroppo non ho nessuno per te, non mi rimane che aiutarti io stessa. Oppure non vuoi più produrre birra? Certo, sì. Va bene, allora cominciamo. Sì. Dove si va? Di qua. Stai scherzando, vero? Ma è troppo piccolo, è una tavernetta per feste. Beh, volevo cominciare con poco prima di investirci sul serio. Si comprano su internet. Già, si vede. Dov'è il malto? È proprio lì. È macinato grosso. Mettilo lì. Così. Prova tu. Devo macinarlo? No. Questo qui, immaginalo gigantesco. Ammettilo, ti piace comandare le persone. Dipende dalle persone. Grazie per l'aiuto. Quando sarà diventata birra, allora mi ringrazierai. Oh, sarà ottima. Sì, per quello che un impianto come questo consente di fare. Se vuoi davvero aprire un micro birrificio, devi comprare altre attrezzature. Sì, poi le scegliamo insieme. Ma che dice tuo padre del fatto che mi dai una mano? Ho capito, non ne sa nulla. Spero di non metterti in difficoltà. In difficoltà ci sono stata quando ho scoperto di essere incinta a 17 anni. Hai capito subito che avresti tenuto la bambina? No, avevo anche già preso appuntamento in una clinica. Ma non ce l'ho fatta, non mi sembrava giusto. Grazie a Dio non si ha idea di ciò a cui si va incontro. Poppy è una forza. Lo penso anch'io. Ma un figlio ti cambia completamente la vita e David, il padre di Poppy, non è riuscito a capirlo. Si sentiva prigioniero. Io non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. Certo, lo capisco. Rende solo le cose un po' più difficili con gli uomini. Ma gli uomini che hanno delle difficoltà ad accettarlo sono degli idioti. Che ne dici se stasera mangiamo insieme? Vorrei sdebitarmi. Che cosa piace a Poppy? La pizza. Che ne dici se mi organizzo con una babysitter così possiamo andare solo noi due? Sì, volentieri.
Quel posto sulla spiaggia deve essere carino. A presto, allora. Grazie, arrivederci. È sempre un piacere. Arrivederci. Oscar! Hai un aspetto terribile. Che è successo? Una tortura elettrica. Ti piacciono quelle cose? Ah, sciocchezze. Sono stato in palestra, volevo rimettermi in forma. Tu e Grace ci avete... stuzzicati. Ispirati. Vieni. Grace me l'ha detto, per questo è andata con ella a quel vernissaggio e... A te come va? Bene, molto bene. Ma davvero non è un problema che la cosa ti possa sfuggire di mano? Insomma, Grace, chissà con chi fa conoscenza. I ragazzi non sanno cosa vogliono le donne. Conta l'esperienza e la tecnica. Ma non è che potresti darmi qualche piccolo consiglio? Certo. Ma non vengo con te in quei locali. Se non vuoi, ci sono delle alternative. Vieni. Però dobbiamo procurarti un nuovo look. Oh. Dovrei crearmi un profilo sexy, stai scherzando? Si chiama Flirt Profilo, suona molto meglio. Questa app è uno sballo. Ti fa vedere chi nelle tue vicinanze sta cercando qualcuno. Ti faccio vedere. Tu guardi i profili. E se qualcuno ti piace, lo selezioni. Se a qualcuno piace il tuo profilo, fa la stessa cosa. E soltanto se entrambe le parti hanno interesse reciproco, si entra in contatto. Significa che ricevi messaggi solo da persone che anche tu trovi attraenti. E davvero le persone sono completamente diverse? Certo, può succedere. Ma allora si lascia perdere. È tutto troppo tecnico per me. Io devo prima instaurare una relazione con qualcuno. Ma non è assolutamente quello che vuoi. No, non quel tipo di relazione, ma diciamo una specie di intesa, una fiducia di base. Altrimenti non si può andare a letto insieme. E possibilmente si dovrebbe anche flirtare un po' prima. Insomma, il tutto deve essere un minimo eccitante. Non può essere solo una corrispondenza di dati. Sono troppo vecchio, sembrano tutte più giovani. Ah, sai, con l'età giocano un po' tutte. Ecco, per esempio, questa dice che ha 39 anni. Io l'ho incontrata, beh, grazie a Photoshop aveva omesso almeno 20 anni. Io dico che è un'assurdità, se non ci si può affidare di quei dati e delle foto. Viene un certo fiuto per le persone, e non tutte mentono così spudoratamente. Qualche bella donna sola in cerca di uomini si trova ancora. In cerca di uomini? Sì, vediamo... Dancing Queen 35. Non si riesce a vedere niente. Guarda meglio, sembra dolce, eh? L'ho già incontrata. È molto sportiva. E secondo te uscirebbe con me? You know you are lonely, you know you're a fool. You know there's no us in this. Can't you see? You already got. Yeah. I know I'm a smart ass. I know I'm a toy. I know you will break my heart. I know I will kiss you. I know you will smile. Posso aiutarla? Da non crederci, questo è destino. Lei non trova? A me veramente sembra più un guasto. Che cosa è successo? Non so proprio. Ero sulla spiaggia e quando sono tornato non è partita più. Ha lasciato le luci accese. Non credo, no. No, non gli abbaglianti, quelle qui sopra. Probabilmente ha aperto il tettuccio e si è accesa la luce all'interno. È successo lo stesso anche a me. Già. E adesso? Facciamo partire con i cavetti. E se preferissi restare qui? Con lei? Allora rimarrebbe qui solo a morire di fame. Questa strada non è molto trafficata. Sarebbe un vero peccato, considerato il suo talento. Non credo che lo permetterebbe mai. Vuole correre il rischio, per caso? Facciamo un patto. Lei mi aiuta. Così io posso invitarla a cena. Gli amici dicono che sono molto bravo in cucina. Io e lei da soli? Veramente non so che cosa potrebbe dire mio marito. Non deve dirglielo per forza. Oppure pensa che se lo sapesse mi scoraggerebbe. Guardi che se lei vuole posso anche sfidarlo a duello. È un bravo tiratore?
dispiace di aver fatto così tardi. Sono stata trattenuta. Preparo subito la cena. Grazie. Non serve, ho un appuntamento. Con chi? Non ne ho idea. È un appuntamento al buio, me l'ha fissato Alfie. L'ha fatto con un'app. Ti ringrazio. Ah, sì, Grace l'ha fatta vedere anche a me. Allora? No, non fa per me. E per l'occasione Alfie ti ha venduto questo completo? Non è bello? Sì, è molto bello. Adatto ad un appuntamento. Ehi, capita proprio a proposito che tu debba uscire. In realtà io ho appena rifiutato un invito, quindi ora lo confermerei. È così semplice? Oh, credo di sì. Con chi esci? Non fare troppe domande. Tu pensa a toglierti la fede piuttosto. Non è carino. E poi te l'ho regalata io. Beh, allora toglila anche tu. Ok. Oh, mi puoi aiutare? Lo sapevo. Su, forza, vieni qui. Solletico. Che state facendo? Un'ape? Mi ha... punto un'ape. Tuo padre per fortuna mi ha tolto il pungiglione. Grazie, tesoro. Prego, cara. Bene, più tardi posso portarvi Poppy? Oggi? Ecco noi. Noi dobbiamo uscire. Perché non lo chiedi ad Alfie o a Grace? Loro hanno un appuntamento. Un appuntamento? Sì, loro vanno negli swinger club. Non ditemi che non lo sapevate. Beh, una cosa sconvolgente, vero? Assolutamente sì. Va avanti da anni. Non mi meraviglia che David sia cresciuto così. Sono contenta che voi non abbiate certe inclinazioni. Allora, potete aiutarmi o no? Mi dispiace, devo andare. Già. Scusa, devo disdire, non ho trovato una babysitter. Grace! Dov'è ella? Lei ha un appuntamento. Ah, capisco, come te d'altronde, bricconcello, eh? Sì, anch'io. Sei tu Dancing Queen 35? Come? Per riconoscersi una rosa bianca. Guarda, ci sono rose bianche ovunque. Ah, sì, beh... Non è te che devo incontrare. Ti prego non prenderla sul personale, ma tu non sei davvero il mio tipo. Vado, il mio appuntamento è arrivato. Ciao. Ciao. Mio caro, vieni. Salve, signore, ha prenotato? Sì, Oscar. Ah, sì, prego, il tavolo è questo. Strano presentimento che ci avrebbe ripensato all'ultimo secondo. E invece no. Eccomi, sono qui. No, non ce n'era bisogno. Prego, entri. Grazie. Vuoi latte e biscotti? Poppy, ma che cosa hai fatto? Ho fatto da mangiare all'orsetto. Consegna a domicilio. Non ho ordinato nulla. Sì, sì, per Lexi Fairchild. Ciao. Che ne dite di una pizza? Forte! Ehi, Poppy! Pizza? Sì! T-
per riconoscersi una rosa bianca? Dancing Queen 35? Lo so, è un nickname ridicolo, ma è il primo che mi è venuto in mente. Sono una fan degli ABBA. Anch'io. Davvero? Sì. Prego, si sieda. Ci siamo conosciuti in palestra. Sì. Ecco, io l'ho riconosciuta subito dal suo profilo. Io sono Trudy. Oscar. Lei è sicura di voler conoscere me? Io l'ho trovata subito molto simpatico. Vede, purtroppo per lavoro mi trovo a dover frequentare tutti i giorni bodybuilder narcisisti. Ma non ne ho bisogno nella vita privata. Che cosa posso ordinare? Vuole del vino? Sì. Il suo bicchiere è ancora pieno. Voglio fare una cosa. Ah sì? E che cosa? Vorrei fotografarla. È la mia musa. La sua musa? La sorprende? Perché mai? Non è una risposta, è un'altra domanda. Va bene, ok. In realtà pensavo che avesse qualcos'altro in mente. Ma certo, è ovvio. Ce l'ho sin dalla prima volta che l'ho vista. Pizza volante! Adesso capisco il nomignolo di Poppy. Oggi è molto tranquilla. Poppy! Vieni, vieni. Ti piace la pizza? Olive? Soffri il solletico? Soffri il solletico! Ma com'è possibile che una donna attraente come lei non abbia un fidanzato? O ce l'ha il fidanzato? No. A quanto pare mi innamoro sempre degli uomini sposati. Lei è sposato, non è vero? Sì. Stamattina ho visto che portava ancora la fede. Le dà fastidio? Certo. Ma che cosa ci posso fare? Gli uomini migliori sono tutti impegnati. E trovo che sia un peccato stare sempre da sola. Sì, ha ragione. Non c'è qualcosa che posso fare per lei? Lei è molto dolce. Anche lei. Che ne dice di fare un po' di petting? Bene. Così. Le dispiacerebbe togliersi il vestito? Sì. Insomma, lei non fotografa spogliato. Rimediamo. Fermo. Le sue modelle si spogliano sempre? No. Sa, di solito la cosa non mi interessa. Quindi questo è un complimento? Sì, certo. Lei non deve nascondere niente. Vabbè. Ok. Così? E vissero per sempre felici e contenti. Credo di aver disinnescato la bomba. Dov'è la stanza delle armi? Lì a sinistra, ma posso pensarci io? No. Tu prendi il vino. Allora? Neanche un fiato. Dorme e sogna un'enorme pizza a forma di bambino. Sei stato molto dolce. Che c'è? Ti va di ballare? Qui, adesso? Ho notato che alla festa dei tuoi genitori non hai mai ballato.
sei un pessimo ballerino. Sì, lo so. Ma non preoccuparti. Non ti farò del male. Me lo prometti? Lexi! Poppy! Poppy! Ma chi è? David, il padre di Poppy. Ho interrotto qualcosa? È la miglior pizza che mangio da mesi. Quindi non c'era una grande scelta dove ti trovavi. Puoi dirlo forte. David è nell'equipaggio di uno yacht che partecipa all'America's Cup. Ero nuovo skipper, nuovo equipaggio. Ci hanno sostituiti a Oakland, senza preavviso. E che significa? Beh, che d'ora in poi posso passare più tempo con la mia famiglia. Poppy sarà contenta. E voi due come vi conoscete? Sam ha rilevato il Rose and Crown e vuole aprire un micro birrificio. Io gli sto dando una mano. Cosa di cui le sono riconoscente. Bene, passerò a provare la tua birra. Ancora non c'è niente da provare. Allora passerò solo così. Ora devo andare. Ti accompagno. No, non c'è problema, io. Sì, devo... perché volevo... Vado da solo. Stammi bene, Daniel. David. David. Scusami. Buona serata. Hai una birra? No. Ma che modi sono questi? Perché non hai avvisato che saresti venuto? Volevo fare una sorpresa a te e a Poppy. I tuoi genitori sanno che sei qui? Glielo dico domani mattina. E dove dormi? Pensavo che se ti faccio un massaggio alla schiena, magari... magari mi fai dormire sul divano. Scordatelo. Dai, sarebbe bello per Poppy se al suo risveglio mi trovasse qui. La porto anche all'asilo. Sarebbe bello se tua figlia potesse vederti più di una volta all'anno. Sei ancora arrabbiata con me? Sono qui. Sei ancora sveglio? Sì, sono appena tornato. Ho bisogno del bicchiere della staffa. Lo vuoi? Sì. Tieni. Grazie. Com'è andata la serata? Vuoi saperlo davvero? No, non i dettagli, solo se ha funzionato. Sai cosa intendo. E per te, dimmi, ha funzionato? Sì. Sì? Sì, ho forato il biglietto e ora la mia licenza è scaduta. Sì, anche la mia. Allora siamo pari? Voglio dire, non pari. Insomma, la questione è risolta. Esatto. Basta saperlo. Bene. Vado a farmi una doccia, oppure... vuoi farla tu? No, l'ho già fatta. Ah, sì. Stai dormendo? Non si vuole svegliare. Allora fagli il solletico. Vediamo chi di noi due soffre di più. Il solletico! Mi hai portato qualcosa, papi? Ma certo! Un koala, che bello! Sì. Ne ho sempre desiderato uno così. Lo sapevo. Tu sei il miglior papà del mondo.
Tu e io lo sappiamo benissimo. Dobbiamo convincere un'altra persona, mamma. Ma ce la faremo, vero? Sì! Sì. Puoi portarla tu all'asilo? Sì, certo. Posso anche andare a prenderla, Lexi. Che ne dici se stasera cucino qualcosa per noi? Oh, sì, per favore! Sì, cucinerò! Dopo ne parliamo, va bene? Oh, wow! Scontrosa! Mamma scontrosa! Mamma scontrosa! Già finito? Il lavoro chiama. Lexi vuole controllare come va con la birra. Lo so. Ho portato io Poppy all'asilo stamattina. Era super contenta quando ha visto il suo papà, quando si è svegliata. Non mi meraviglia. È un evento piuttosto raro. Adesso Poppy mi vedrà molto di più. Non ti viene lo sguardo da levati dalle palle? Ma che ne sai tu? Si fa più o meno così. Senti, ma che vuoi? Ci tengo solo a chiarire le posizioni. Anche io. Che bello scambio di convenevoli. Ma spero che non vi stiate pavoneggiando per me. Per te? Assolutamente no. Di che parlavate allora? Di sé. Di musica. Diventerete mai adulti? Hai dimenticato la sua colazione? Hai dormito bene? Sì, molto bene. E tu? Da favola. Un po' poco, forse. Abbiamo fatto un po' tardi ieri. Alfie. Grace, a quest'ora? Buongiorno, Grace. Che c'è, Alfie? Come? Separati. Sì, vengo subito da te, certo. Arrivo. Ma come può Grace farmi questo? Ora lascia perdere, si rimetterà tutto a posto. Lo sai, l'unica cosa che conta è l'esperienza e la tecnica. No, tu non capisci. Lei si è innamorata. Che ci posso fare? Non l'avevo programmato. Ma di chi ti sei innamorata? Di Carl, tu lo conosci. Il barman. Esatto. Quello puzza ancora di latte. Che cosa le può offrire? Non mi importa proprio niente. Carl mi ama ed è meraviglioso stare con lui. Ma questo viola totalmente il nostro patto. Accidenti! Ah! Capisci? Oh. Non pensavo. Perché le donne si innamorano sempre? No, non lo fanno sempre. Sì, sempre. Il resto sono solo bugie. Sì, potresti glielo dico. Andare là a parlare con Grace? Potresti dire a Grace, per favore, che Alfie la perdona? Oh. Che c'è? Potresti dire ad Alfie, per favore, che Grace oggi va via da casa? Oh. Allora, è pronta la birra? Ma non hai guardato il tutorial fino alla fine? Non tutto. Durava un'eternità, non ho pazienza. Atteggiamento sbagliato per un birraio. Non è ancora birra. Dobbiamo fare la prova dello iodio per essere sicuri che l'amido si sia trasformato del tutto. Se il campione di iodio si colora di blu, l'ammostamento non è completo e necessita di altro tempo finché l'amido rimasto non si trasforma in maltosio. Ci vorrà un attimo. Lexi, che farei senza di te? Continueresti a comprare la birra dal nostro birrificio? Sì, ma con te è più divertente. Sai per quanto tempo David rimarrà qui? Con lui non si sa mai. David non è uno che parla molto, sai? Ah, per questo gli riesce bene arrivare al momento sbagliato. Non so se te ne sei accorta, ma ieri sera io stavo per baciarti. Ho sempre avuto problemi di tempismo con gli uomini. Credi di poter fare qualcosa? Questo potrebbe essere un inizio? Ah sì, è un fantastico inizio. Per me va bene, faccio tutto quello che vuoi tu.
al cioccolato, per favore. Meglio alla frutta per me. Mango? Mm-hmm. È troppo esotico. Lo prendo. Mia moglie ha sempre preso il cioccolato. Oggi non ne ho voglia, grazie. Paga mio marito. Ecco, prego. Grazie. Da quando non prende il cioccolato? Il cioccolato mi piace ancora, ma a volte si ha voglia di provare qualcosa di diverso. Ah, ora ci hai preso gusto. Che cosa vorresti dire? Sai benissimo che cosa. Vuoi farmi una scenata adesso? No, perché mai? Non ce n'è motivo. Ma infatti. Oppure vorresti dirmi qualcosa tra le righe e io sono semplicemente troppo dura di comprendonio? Oppure forse potresti essere tu a voler cambiare gusto? Con il gelato no, di certo. Buongiorno, Oscar. Dormito bene? Sì. Chi era quella? Una conoscente. Sei uscito con lei? Non dovevamo parlarne. Adesso non essere sfuggente. Allora, era lei? Sì. Sei contenta adesso? Dove... Oscar! 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 C'è posta per lei. Grazie. Impossibile. Io torno subito. Lexi? Il capo è di cattivo umore. Tutto bene, papà? No. Ho ricevuto una lettera dal tuo caro amico Sam. E lui non è il mio. Di che si tratta? Recede dal contratto con noi alla fine dell'anno. Evidentemente deve aver trovato qualcuno per il microbirrificio. Sì, me. Stai scherzando? No. Ti metti a farci concorrenza. Ho detto che non l'avremmo aiutato. L'hai detto tu. A me non è stato chiesto. E quando pensavi di dirmelo? Te lo dico adesso. Hai un contratto con lui? No. Bene, allora digli che non sei più disponibile. Non ci penso proprio. È il tuo lavoro qui. Voglio licenziarmi. Ma... un momento, ti licenzi. Non puoi licenziarti. Tu sei mia figlia. Oh, mi scusi. Noi due ci siamo viste oggi sulla spiaggia. Lei faceva jogging. Ah, sì, è vero. Mi perdoni, ci conosciamo? No, non personalmente. Ma lei conosce mio marito, il signor Fairchild. Oscar. Ah, Oscar, certo. Lei è sua moglie. Mm-mm. Come mai è così indifferente verso di lui? Prego. Oscar mi ha detto del vostro accordo ieri. Io non vorrei vivere così. Soprattutto visto che suo marito è un uomo fantastico. Così tenero e sensibile. Mio marito... mi ha toccato il cuore. È così, vede. Mi scusi. Suo marito mi ha scritto. È incredibilmente dolce. Salve. Buonasera. Ella è in casa? Mi dispiace, no. Allora, posso lasciare questo per lei? Ma certo. Grazie. Ciao, Katie. Salve, signore. Che cos'è? L'hanno portato per sua moglie. Grazie per la notte più emozionante della mia vita, Bradley.
Sì, ciao tesoro. Vuoi parlare con me? Sì, è un ottimo momento. Oscar! Sì, sono qui. Non ti sembra un po' presto? Mi andava di bere. Come ti andava di mandare un SMS a Trudy? Ma come? Sì, ero con lei quando l'ha ricevuto. Pensavo che fossimo d'accordo sul fatto che questa licenza valesse solamente una volta. E una volta è già troppo con quella ragazza. Lei ha detto che ti trova molto dolce. Anche il tuo amico Bradley ha frainteso qualcosa, a quanto pare. Ma di che stai parlando? Di quello. Trovava che avessi degli occhi bellissimi. Capisco. E per farli risaltare meglio ti sei spogliata nuda. Dove l'hai preso? L'ha portato prima il tuo amante. Lui non è il mio amante. Ah, guarda quella foto. È ovviamente innamorato di te e tu di lui. Voi donne non ci riuscite senza amore. Guarda Grace. E io mi sono fatto coinvolgere dalla tua assurda proposta. E ora sarebbe una mia proposta. Ma certo. Una mia proposta. Ma sei impazzito? No. Finalmente ora ci vedo chiaro. Ma... Oscar! Che ci fai di nuovo qui? Ma come faccio a meritarti? Sei stato molto dolce con Poppy. Ti sei licenziata davvero? Sì. Ma non per colpa mia. Anche? Noi dovremmo procurarci delle attrezzature per la birra. Noi? Sì, certo. Sto realizzando alcuni dei miei sogni. Il surf, il microbirrificio, una donna. Una donna con una figlia? Ah, ottima obiezione. Ehi! Essere figli unici non va bene. Pensi che si può fare qualcosa? Una cosa per volta, ok? Sì, ovviamente hai ragione. Prima un fratello, poi una sorella. Prima di pensare ad allargare la famiglia, devo pensare a riordinare la mia vita. Ciao! Che cosa fai? Non lo vedi? E smettila di mischiarti nella mia vita, ok? Di che cosa parli? Non fare l'ingenuo. Sam, per te è davvero una cosa seria. Ma posso provare a cambiare, io? A te non piace la vita sedentaria, ormai l'ho capito, e va bene così, purché tu veda Poppy ogni tanto. Va bene, allora mi occupo di mio padre. La questione con la mia matrigna lo sta distruggendo. Gliel'ho detto che con lei ci sarebbe rimasto scottato. Ma chi mi dà mai ascolto? Ciao mamma, che c'è? Vuoi divorziare? Probabilmente il nostro matrimonio è stato un errore. Sciocchezze! Qualche giorno fa abbiamo festeggiato le vostre nozze d'argento. Eravate felici. Eravamo solo abituati... l'uno all'altra. Puoi darmi qualcosa da bere, per favore? Qualcosa di forte. Un altro. È sicuro, signor Fairchild? Con lei non parlo, la sistemo in un altro momento. Questa? Sì. Non ho trovato altro. Oh, guarda, è invecchiata 25 anni. Ne avevo regalata una a tuo padre. Me la sarei potuta risparmiare. Ma che cosa è successo di così terribile? Tuo padre mi ha tradita.
non c'è stato niente. Proprio niente. Niente contro di niente. Come può anche solo pensarlo? È semplicemente ridicolo. E allora perché non lo dice a sua moglie? Ma come può crederci? Signor Fairchild. Ma come le viene in mente? Lo dica semplicemente a sua moglie. Glielo dica e basta. E ci faccio la figura dell'idiota. Lei ha il suo Bradley che fin dalla prima volta... Le fa delle fotografie nuda, noti bene, e poi si imbarazza a spogliarsi sulla spiaggia. Anche il solo pensiero che qualcuno possa vedere l'ombra del suo seno per lei è imbarazzante, ma poi... spogliarsi nuda per quell'artista... nessun problema. Che ne dice di un tè? Grazie, sto già male. Io non avevo proprio idea che Bradley volesse mandarmi quella foto. E adesso che cosa c'è tra voi? Non c'è niente. È un artista, mi ha fatto fotografie per tutta la notte. Allora perché non lo dici a papà? Perché tuo padre mi ha tradita. Sì, ma vi eravate concessi una licenza per farlo una volta, quindi... Devo forse ricordarti i tuoi errori? Oh, questa è la mia macchina. Scusi, che cosa fa? Chiamo la polizia, signore. Sì, faccia pure. Questa è la mia macchina, sa? No! Faccio vedere io. Salve, che sta facendo? Buonasera. Potreste, per favore, aiutarmi? Questa gomma è così, così dura. La lasci stare a me. Sarà la luna piena che fa perdere la testa a tutti? Nel suo caso, veramente è l'alcol. Ma che cosa vi viene in mente? Chiedete a mia figlia, lei potrà confermarvelo. Io ora la chiamo. Chiariremo al posto di polizia, signora. No, io non salgo. Perché no? Perché quello è un delinquente. Questa donna è una traditrice. Allora è un'ottima accoppiata. Siamo tornati, Peter. Prego. Salve. Michael. Buonasera. Che cosa abbiamo? Tutti e due danni materiali. Nome? Fairchild. Nome? Fairchild. Siete parenti? Non più ormai. Come, scusa? Io chiedo il divorzio. Ma è ridicolo. Se qui c'è qualcuno che chiede il divorzio, quello sono io. Oh, ti farebbe proprio comodo. Ti farebbe proprio tutti comodo. Tutti e due. Un attimo. Mi scusi, cerco i miei genitori. In fondo al corridoio. La macchina a cui voleva bucare una ruota è forse del suo futuro ex marito? No,
è della sua fidanzata. E lei perché ha rotto la vetrina della galleria? Perché è lì che espone il suo bel fidanzato. Non c'è stato niente tra mamma e Bradley. Cosa? Nemmeno tra Oscar e Trudy. Niente. Niente. Certo, niente. E lei chi sarebbe, scusi? Fairchild. Lei è la... Lei è nostra figlia. Nostra figlia. Oh, dobbiamo andare. Abbiamo molto tempo ancora. Chi vuole un'altra Lexi Special? Eccomi. Allora? Fantastica. Una meraviglia. Peccato non avere una birra simile in vendita. Magari puoi stringere una collaborazione con il birrificio. Sì, lo farei, ma il mastro birraio è molto cocciuto. Oh, e allora le faremo un'offerta che non potrà rifiutare. Cioè quale? Tu rilevi il birrificio da subito. E io che faccio? Un viaggio intorno al mondo, che ne dici? Devo prima chiedere al mio socio. Bene, allora faccio subito le valigie. Però non dovremmo riparlarne. Sono venuto a salutarti. Un'ultima birra? Ciao, papà! Dove vai? Io? Noi due. Io e papà facciamo un giro in barca ai Caraibi. Volevamo farlo da sempre. E chi si occupa del negozio? Grace. Deve pur finanziare il suo giovane amante. Sei così generoso. Tonto, mi si addice di più. Tu l'ami? E questo è il brutto. Sciocchezze. Tra qualche mese sarà finita col ragazzino. Lo sai, esperienza e tecnica. Vieni qui. Ah, dai. Ok, facciamo un brindisi. Eh sì, alle materie prime. E ai prodotti finiti.